Buongiorno, primo appuntamento della nuova rubrica a cura del Circolo dei Cattolici di Avellino, la casa di Pietro. Chi vi parla è Paolo Materazzo e curerò alcuni appuntamenti di questa rubrica. La scelta del titolo di questa nuova rubrica non è stato semplice. E dopo diversi confronti abbiamo deciso insieme con gli amici del Circolo dei Cattolici di scegliere questo titolo, La Casa di Pietro, che dà il senso proprio, no? Per chi è un po' addentro a queste terminologie, capire che si tratta della Chiesa locale, della Chiesa universale. Bene, il Circolo dei Cattolici con questa rubrica vuol dare un appuntamento quasi settimanale, speriamo di riuscirci a voi telespettatori dei social su tutti gli avvenimenti della nostra Chiesa universale e locale, e prenderemo tutti gli spunti che queste due realtà ci offriranno per discuterli insieme, per confrontarci, per avere anche da voi dei suggerimenti. L'obiettivo del Circolo dei Cattolici qual è? Anche il senso di questa rubrica è contribuire insieme al bene comune di cui parla tanto Papa Francesco, un bene che deve essere equo per tutti gli uomini e che mette in condizioni tutti gli uomini di poter vivere dignitosamente alla luce dei principali diritti universali e per noi cattolici alla luce del Vangelo. Siamo aperti a tutti poi i confronti che gli altri vorranno avere con noi. Seguiremo tutti i fermenti della nostra Chiesa, cercheremo di essere di stimolo, da sprone e lo faremo, speriamo, con la nostra caratteristica, cioè quella di essere aperti, assertivi a tutte le sollecitazioni e anche molto garbati nel porgere anche noi le stimolazioni a voi che ci seguite. Grazie e diamo subito il via alla prima trasmissione, della nuova rubrica, ascoltando il Circolo dei Cattolici, il coordinatore del Circolo dei Cattolici, il professor Michele Zappella, professore e conosciutissimo teologo della nostra diocesi anche della Chiesa in generale, perché ha scritto diversi libri e pubblicazioni. A lui iniziamo a porre alcune domande e anzitutto a conoscere meglio il Circolo dei Cattolici e che cosa ha in programma il Circolo dei Cattolici relativamente al sinodo che quest'anno è già in corso, nella Chiesa universale. Buongiorno, professor Zappella, coordinatore del Circolo dei Cattolici della diocesi di Avellino. Il Circolo dei Cattolici parte oggi con il primo appuntamento, Chiesa e Sinodo. Il Circolo dei Cattolici di Avellino sta ponendo in essere una nuova esperienza, un monitoraggio delle nostre realtà parrocchiali per dare poi dei suggerimenti, immaginiamo, alla Chiesa locale. Prego, professor Zappella. Allora, questo cammino sinodale che noi abbiamo intrapreso, lo abbiamo intrapreso in pieno e totale rispetto dei suggerimenti che ci dà il documento preparatorio del sinodo stesso, che si ispira al Magistero di Papa Francesco. E in questo documento siamo invitati a fare un'analisi che parte dall'ascolto, sia all'interno sia all'esterno. All'interno noi abbiamo già effettuato questo primo ascolto e abbiamo verificato che la nostra fede è piuttosto vacillante e quindi ciò ci pone dei problemi di approfondimento dottrinale, morale e mistico. Ma oltre questo riferimento interno, di ascolto interno, ci invita sempre il Magistero
documento preparatorio a fare anche un ascolto esterno. Le prime realtà esterne a noi sono ovviamente le comunità parrocchiali. Perfetto. E abbiamo incominciato proprio in questo modo, invitando i parroci e le altre realtà delle comunità parrocchiali a Interfacciarsi. interfacciarsi e a valutare, le aspettative, i problemi, le difficoltà che in qualche modo ostacolano il cammino sinodale della Chiesa. Bene, e una volta portato a termine questo giro, insomma, nelle parrocchie, questa la sintesi di tutte queste esperienze, le proposte le porrete al vescovo? Ma certo, il vescovo è il nostro riferimento Ecco. costante, perché è il rappresentante di Cristo nella Chiesa e quindi è per noi che presumiamo di essere cristiani, ripeto, il fondamento della nostra vita ecclesiale è dal punto di vista del magistero, è dal punto di vista della santificazione, è dal punto di vista della pastorale e della missione. Intanto facciamo tantissimi auguri per questo progetto del Circolo dei Cattolici, no? Che sarà, speriamo, di sprone alla Chiesa locale che già lavora in tal senso per una lettura più chiara del territorio e per successivi interventi, no? Di tipo pastorale e comunitario. Spieghiamo per chi non conoscesse il Circolo dei Cattolici di Avellino, quali sono gli intenti del Circolo dei Cattolici? Il Il programma nella sua sintesi estrema. Circolo dei Cattolici è nato già nell'ultima decade del secolo scorso per sopperire a una gravissima carenza non soltanto della nostra diocesi, ma della Chiesa, italiana. Noi siamo partiti da alcune affermazioni del Supremo Magistero della Chiesa, che è quello dei pontefici. Il Supremo Magistero, perché è quello che interpreta autenticamente e il Vangelo e la tradizione del Vangelo. Ora, tre papi del secolo scorso, Pio XI, San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, hanno affermato che la politica è la più alta forma di carità. Anche Papa Francesco. Anche Papa Francesco, Francesco sì, oggi. perché poi i papi, è vero, si accordano tra di loro, pur essendo di diverso Sì. carattere, di diverso temperamento. Ora, qui c'è da fare un'analisi, la faccio molto brevemente, di carattere Velocissime. teologico. Sì. Ora, se la carità è la virtù più alta, è la forma più alta di amore che c'è nella Chiesa, il famoso inno alla carità della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, e la forma più alta di carità è quella politica, allora il vuoto che si crea nella diocesi è che la carità si riduce ad assistenza nei confronti di alcune categorie, quelle degli emarginati, dei poveri, delle persone che sono in In difficoltà. difficoltà. La carità politica invece si rivolge a tutti. Ed è diretta a realizzare quel famoso bene comune che non è un flatus vocis, ma è una realtà che già San Tommaso d'Aquino proponeva alla Chiesa del Medioevo. Ora, se la carità si riduce soltanto a forme assistenziali, allora vuol dire che viene a mancare la carità verso il bene comune, che è la carità politica. Politica, senti, Faccio chiedo solo un sì, prego. esempio. Il discorso del presidente Mattarella Esatto, che io ieri quello ha volevo dire, sì, fatto, infatti. ecco, è una testimonianza di carità politica. È un messaggio rivolto a tutti. Tutte le categorie sono interessate da questa carità politica. A me sembrano molto affini Mattarella e Papa Francesco dal punto di vista della spiritualità, di un sentire. È chiaro, a vari livelli, però a diversi livelli, però c'è qualcosa che li accomuna. Secondo la tua opinione, Michele?
Sono d'accordissimo, perché poi il sentire come ecclesia, dovunque si manifesti, o a livello intraecclesiale o a livello fuori della Chiesa, accomuna tutta una comunità e in particolare dà rilievo e risalto all'impegno dei laici, Perfetto. che sono l'avanguardia della Chiesa in un mondo che oggi è scristianizzato, con il pericolo che questa scristianizzazione che sta fuori della Chiesa e assedia la Chiesa dal di fuori, purtroppo non entri, anzi già entrata paurosamente all'interno della Chiesa, a partire dai suoi centri formativi. Scristianizzazione era un termine Tu hai avuto che... la fortuna, scusami professor Sì. Zappella, nella vita di stare per 3 anni, mi pare, no? Non vorrei sbagliarmi, su questo, diciamo, a fianco, nel senso più lato della parola, però intellettuale certamente, a fianco di Papa Giovanni Paolo II, del quale hai scritto due libri, un solo testo in due volumi. Ecco, questa esperienza cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato? E chiudiamo il servizio. In effetti, la mia vicinanza con San Giovanni Paolo II è data molto più dei 3 anni, poi spiego per questo perché dall'85 fino alla morte io sono stato vicino a questo Papa. Ecco, Oh, perfetto. i 3 anni, ecco, rappresentano un'esperienza forse unica che manifesta quanto questo grande Papa, il più grande Papa dell'epoca moderna della Chiesa, sia stato un anticlericale, perché mi autorizzò a commentare il suo magistero sull'Osservatore Romano, che è il Esatto. giornale del Papa, è il quotidiano della Santa Sede. Cioè, non fu un grande teologo, non fu un arcivescovo, non fu un cardinale che fu incaricato di questo, che è il Un compito più laico, delicato, bellissimo. più difficile, ma un ignoto, semi sconosciuto laico di una diocesi che poi non è neanche una grande diocesi come quella di Avellino, con la quale però Ecco, c'ha una grande tradizione, tradizione bravo, proprio sul perfetto. laicato. Bene, e chiudiamo questo servizio. Speranze e attese del Circolo dei Cattolici da questa nuova esperienza in questo difficile periodo. Il Circolo dei Cattolici è un'estrema ed esigua minoranza di persone anziane, di cui il sottoscritto è la più E anche il vecchia, la più vecchia, sottoscritto? perché tra un mese, poco più di Non un dirlo, mese, vabbè, compirà la tua età. Va oh. bene, andiamo Allora, avanti. pur essendo un'esigua minoranza, tuttavia la grande speranza che poi è sedimentata nella Bibbia, riguarda la pedagogia di Dio, perché se Dio, nella sua pedagogia con il popolo di Israele nell'Antico Testamento, affida la salvezza del popolo non a una massa enorme o indistinta, ma la affida alle persone più umili, come ad esempio la Giuditta La nel famosa famoso Giuditta e libro, Oloferne. ecco, allora noi pensiamo che in Ecco. quest'ottica pedagogica di Dio siamo chiamati, abbiamo una vocazione speciale, quella di colmare un vuoto pauroso proprio nell'attuazione, nella realizzazione della carità erga omnes. Auguri, auguri e un buon lavoro. Va bene? Grazie, Grazie, professor grazie. Zappella.